essendo state storie di vita più che oltre che storie musicali, io quando sono andato via da Elite Fiber non sono andato via, come dire, con estremo piacere, sono andato via perché una serie di cose non tornavano, non mi tornavano. Di acqua sotto ai ponti dal famoso equivoco iniziale in cui è iniziata la tua carriera, quando hai telefonato, hai visto un annuncio a Firenze in cui cercasi bassista Federico, pensavo, tu volevi diventare il bassista del Diaframma. In teoria sì, pensavo fosse Federico Fiumani, sì. Poi era Ghigo, ma va bene, insomma, sono stati 10 anni lo stesso belli. Come ti ha convinto? Ghigo. No, più che altro abbiamo dovuto noi convincere Ghigo, che all'inizio non era convintissimo, devo dire. Cioè lui ha lasciato l'annuncio e poi non era convinto? Non era convinto, nel senso che non aveva da poco mollato la storia con il Caffè Caracas. Con Raff. Quindi con Raff, Renzo Franchi, eccetera. Non era convintissimo di noi perché noi avevamo preso in affitto con un'altra formazione per 3 giorni alla settimana la cantina dove provava lui, che poi è diventata la cantina di Via dei Bardi. E io una notte gli ho fulminato un impianto, insomma saltò un fusibile, ci misi un chiodo dentro per continuare a suonare e l'impianto prese fuoco. No. Per cui non era molto convinto per questo motivo, insomma. Non... non per motivi musicali, insomma. Poi ti sei pentito di essere diventato... perché magari il Diaframma forse avrebbe dovuto essere di più con la tua presenza. Non lo so, questo lo sai, cosa in coi man non si riesce a capire come va la vita, come sarebbe andata la vita. Cioè va accettata per quello che è, nel caso mio specifico, voglio dire, non... come dire, andava bene, insomma, non Elite Fiber, CCCP, CSI, PGR, cosa si vuole di più, Marlene. Io ho prodotto in vari modi Marlene, nel senso che nel 94 li abbiamo presi subito, appena io ebbi i loro provini, col CP che stava nascendo, però li abbiamo prodotti solo discograficamente, promozionalmente, come management eccetera, però non essendo esattamente, essendo un gruppo nuovo in qualche modo e con un grosso timore di andare a rovinare gli equilibri artistici e creativi, ho preferito che fosse un altro a produrre artisticamente Marlene. Individuammo Marco Lega e per 2 o 3 dischi è andata avanti così. Io in realtà ho prodotto solo 2 album artisticamente a Marlene, mentre invece ho sempre collaborato con loro a livello di management creativo, discografico quando c'era il CP, e ora lo stesso, insomma. Tirano su fin fondo nello spazio, nel tempo. Ferretti ti apre la testa sotto altri presupposti, cioè non è solo musica lì, è un discorso concettuale, intellettuale, umano anche di livello altissimo, di spessore. Una persona che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista, cioè, al di là del cantato, dei dischi che abbiamo fatto insieme. Non a caso con Ferretti siamo tuttora amici, sono legatissimi. Cioè, se non c'è un buon rapporto, di solito io preferisco non fare un passo in avanti, ne faccio 10 indietro. Per me è importante capire se fra persone ci si intende, se c'è rispetto reciproco, se c'è volontà e se c'è modo di instaurare un rapporto, non dico poi di amicizia fraterna perché non pretendo quello, ma che ci sia modo di instaurare un rapporto umano vero. I Elite Fiber, voglio dire, sono stati un rapporto, cioè come dire, una storia che ti ha aperto gli occhi, poi avevamo un'età anche particolare per cui si è vissuto tutto intensamente. Credo si sia l'unico anche gruppo in Italia ad aver vissuto veramente lo stereotipo del rock and roll, sesso, droga e rock and roll veramente per 7-8 anni, soprattutto all'estero. Noi vivevamo quasi più all'estero per un certo periodo che non in Italia, però poi le persone sono cambiate le scelte. Siamo arrivati a fare il primo disco dopo 4 anni e mezzo che suonavamo insieme. Abbiamo fatto piccole cose, compilation, 45 giri. Noi i Elite Fiber si sono messi insieme nell'80 e Desaparecido è uscito nell'85. Ti piace il nuovo lavoro?
5 anni dopo, aspetta. Attenzione. Esatto, non che non mi piace, non l'ho ascoltato, non sono andato via con felicità. Per cui da quel momento in poi io ho cambiato vita, ho cercato di, non dico di dimenticare l'ITFIB, ma non ho seguito quel percorso lì, sono solo rimasto buoni rapporti con Piero e basta, ma Ghigo non lo vedo al funerale di Ringo, insomma, per dirti. Quindi non... I rapporti sono incrinati con Ghigo? No, i rapporti sono stati, ma no, i rapporti sono stati incrinati da una serie di cose non chiare, non dette, perché è molto più semplice sedersi insieme intorno a un tavolo e dire guarda, si vuol far così, si vuol far cosà, chi ci sta, chi non ci sta, eccetera. I Ritviva paradossalmente sono stati un gruppo massacrato da un produttore che ha avuto la, come dire, la possibilità, ma insomma per me no, però dico però voglio dire è lui che comunque nel tempo ha frammentato, ha fatto il classico dividi ed impera, per cui piano piano prima si perde un pezzo, poi se ne perde un altro muore, poi rimangono in due, poi anche quei due si scazzano e alla fine ne rimane uno, poi si ritrovano, eccetera eccetera. Diciamo che è un po' paradossale, però i Ritfiba si sono spaccati nella loro formazione originale perché insieme non si sono riusciti ad essere più forti, a trovare una loro ragione d'essere che prescindesse da chi gestiva i Ritfiba in quel periodo. Tutto qui. Ritfiba 3, secondo me, eravate mostruosi. Ma anche pirata, tutto sommato, e si può fare entrare... Ma pirata perché live... Però voglio dirti, sì, e poi le scelte sono state altre. A me sarebbe piaciuto più continuare a far festival all'estero, divertirmi all'estero, eccetera, si è preferito diventare delle rockstar in Italia. Ma non ho motivi di astio, perché ribadisco, cioè, se prendi un'altra persona e la metti qui che ha vissuto quello che ho vissuto io, che motivi puoi avere di astio nei confronti del passato? Niente. Le storie si spaccano, si sciolgono. Cioè, io auguro a tutti, ad esempio, che di avere rapporti di coppia e di amore che durano una vita. I rapporti di amore durano 2 anni, 3 mesi, 4 anni, poi si trasforma in altro. I Ritfiba non sono riusciti tutti insieme a trasformarsi in altro, hanno perso pezzi. Però voglio dire, è andata bene di lusso a me, perché andati via da lì, appunto, ho prodotto i CCCP, poi ho fatto i CSI. Adesso sei contento comunque. Ma lo sono stato anche se ero disperato, voglio dire, anche nel momento in cui ho smesso, perché ti puoi immaginare, abbiamo smesso, avevamo da poco fatto il botto, io sono andato via dopo Pirata, che aveva venduto 250.000 copie, con tutti gli amici, mio padre, chiunque, mi diceva ma sei pazzo, proprio ora dopo 10 anni, e vabbè, poi piano piano le persone hanno capito, ma voglio dire, è stata dura, ma è stata dura più che altro non per me, cioè è stata dura, non è che io fossi disperato per paura del futuro, ero un po' disperato perché mi rendevo conto che nessuno, a parte mia moglie, voglio dire, capiva perché me ne stavo andando. I testi li ha sempre scritti Piero, c'è stata, come dire, la classica situazione di comunismo di guerra, per cui essendo abbastanza sfigati e squattrinati all'inizio abbiamo scelto di far colletta e si è iscritto Ghigo alla SIAE a nome di tutti. Infatti poi ci abbiamo messo 15 anni per pretendere dalla SIAE che fossero risuddivisi come Cristo comanda. Credo che nelle avanguardie ci sia un sacco di roba bella, fra le avanguardie, fra i giovani che suonano. Ma non lo so, ci sono tanti gruppi, è uno che mi fa impazzire anche se non è giovanissimo, ormai ha già fatto 4-5 dischi, Jennifer Jantles. E per certi aspetti, riniziando a suonare, rifrequentando i locali con Beautiful così, mi rendo conto che forse la situazione forse sta rinascendo, lo spero, non lo so. Ma c'è stato un periodo proprio in cui non c'era interesse verso la musica, non... probabilmente perché ce n'è troppa, a buon mercato, gratis, c'è musica dappertutto, nei tram, nelle metropolitane. Ma sì, ma anche alla televisione, se ti guardi il programma di cucina c'è il tizio, ti fa il pezzo della tastiera, c'è musica costantemente. Per cui ricercare della buona musica prevede un impegno notevole. Però ad esempio vedere tanta gente stasera per un concerto, sì, siamo un po'... abbiamo un po' di passato, fra virgolette, di blasone, si rappresenta forse un po' una garanzia di qualità, però vedere tanta gente in un locale così stasera lascia ben sperare, perché comunque Beautiful, nel bene o nel male, che piaccia o meno, è un progetto veramente tosto.
discorso è quello che non, io ho sempre fatto musica così, cioè non, anche oggi forse il limite di ragazzi che iniziano a suonare e che suonano e organizzano la loro vita in finalità di qualcosa, cioè per cui ci si trova due volte la settimana per provare, per fare il demo, poi ci si prova per fare tre concerti. Io credo che se nella vita una persona vuol fare musicista deve suonare per far musica, punto e basta.